Dal Vangelo di Marco. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Sorelle e fratelli carissimi, in questa seconda domenica d'Avvento leggiamo l'inizio del Vangelo di Marco, il nostro compagno di viaggio per tutto quest'anno liturgico. Il titolo di un'opera è sempre molto importante. Il titolo di un articolo di giornale o sul web o nel telegiornale in televisione è sempre fondamentale. Il titolo ha il compito di sintetizzare il contenuto dell'articolo stesso e di spingerci a guardare quel servizio o a leggere quell'articolo. Se il titolo non è accattivante, se il titolo non ci prende, probabilmente noi guarderemo distratti quel servizio televisivo o sul web e salteremo a pie pari il servizio descritto in una pagina di giornale o altrove. Quindi è fondamentale il modo in cui si costruisce un titolo. E questo cerca di fare anche Marco all'inizio del suo Vangelo, solo che lo inizia in modo un po' strano, utilizzando proprio questo termine, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Forse noi non avremmo messo questa parola, inizio, cominciando a scrivere un Vangelo. Ma la ragione che ha spinto Marco a utilizzare questo termine non è semplicemente cronologica, la prima parola della sua opera, ma teologica. Con questa parola, inizio, principio, Marco vuole ricollegarsi, così come Giovanni, al principio di tutto, quando Gesù, il Verbo, era presso Dio ed era Dio, e all'inizio della creazione: in principio Dio creò il cielo e la terra. Così si apre il libro di Genesi. Dio crea il mondo buono, Dio crea l'uomo e la donna molto buoni. Però è davanti agli occhi di tutti questo mondo. Molte volte non è buono, non è bello. Gli uomini e le donne non sono buoni, non sono belle. Si litiga, si fanno guerre, c'è violenza, ci sono malattie, ci sono problemi anche climatici, come ci ricorda la stringente attualità. E quindi nel cuore di tanti uomini e di tante donne, oggi come al tempo di Gesù, c'era un desiderio, il desiderio di un mondo nuovo. Cominciando il suo Vangelo con questa parola, inizio, Marco vuole dirci che quel mondo nuovo, quei cieli nuovi e quella terra nuova che tutti desideravano hanno inizio proprio attraverso Gesù. E allora ecco la seconda parola, Vangelo.
Per noi è scontato applicare la parola Vangelo ai testi di Matteo, di Marco, di Luca e di Giovanni. Per noi questi sono i Vangeli. Ma quando Marco scrive, egli è il primo a scrivere il Vangelo, i Vangeli non esistevano e quindi non c'era questa possibilità di collegare la parola Vangelo agli scritti su Gesù, come appunto per noi è scontato. Questa modalità comincia soltanto nel 165. È San Giustino, nella sua prima apologia, a chiamare così gli scritti di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Cos'era perciò nell'antichità un Vangelo? Era ciò che esprime il suo significato, una notizia bella, una buona notizia, ed era collegata a una dimensione pubblica, grande, oppure a una dimensione privata. Una dimensione pubblica poteva essere un popolo che vince una guerra, un popolo che supera una difficoltà, un paese che fa un grande progresso economico. La dimensione privata, personale, potrebbe essere un matrimonio, l'inizio di un lavoro, la guarigione di una malattia. Questo era un Vangelo per quella persona, per quella famiglia. Ma il legame più stretto fra la parola Vangelo e la realtà era il mondo degli imperatori. Vangelo era il programma elettorale dei vari imperatori, dei vari re, quando salivano al trono. Essi pronunciavano il loro Vangelo, le loro buone notizie, promettendo alla popolazione di fare questo e quest'altro, di accontentarli in questo e in quest'altro. Ma soprattutto Vangelo era la nascita stessa dell'imperatore. Quando un imperatore nasceva, quello era il Vangelo. La bella notizia della nascita dell'imperatore, questo in modo particolare per l'imperatore Ottaviano Augusto, tanto che si è ritrovata una pietra, un'iscrizione dell'antichità nel 9 d.C., in cui c'era scritto che l'anno non doveva più cominciare il 1 gennaio, ma il 23 settembre, perché quel giorno era il giorno del Vangelo, della buona notizia della nascita di Ottaviano Augusto. Questo perché Ottaviano Augusto aveva realizzato quella che nei libri di storia abbiamo studiato come la Pax Romana, la pace portata dall'imperatore in tutto il mondo allora conosciuto. Ma la storia ci dice che quella pace, proprio perché fondata sulle armi, sulla guerra, sul potere, non è durata molto. La storia ci dice che già dai successori immediati di Ottaviano Augusto ci sono stati problemi e che la loro vita e il loro governo non è stato in nessun modo un Vangelo. Pensate che fra i primi 12 Cesari, sicuramente 7, forse 8, secondo altri storici, non sono morti di morte naturale, ma sono stati assassinati. Dov'era il Vangelo? Dov'era la buona notizia? Ecco perché Marco dice che il Vangelo ora lo annuncia lui, perché il Vangelo non è più un'idea, non è più un progetto, ma una persona, Gesù Cristo, Figlio di Dio. È interessante questa doppia associazione che Marco fa al nome di Gesù, Cristo Figlio di Dio. Cristo vuol dire unto. Cristo è una parola greca, in ebraico si dice Messia. Gesù è il Messia, è l'unto di Dio.
Nel mondo degli ebrei venivano unti i re e i sacerdoti, persone che avevano ruoli importanti dal punto di vista civile e dal punto di vista religioso per l'intera popolazione. Perciò dovevano avere un dono particolare, dovevano essere aiutati in modo speciale da Dio e perciò dovevano essere unti. Se noi riceviamo un po' di acqua sui nostri vestiti, non ci preoccupiamo più di tanto, perché l'acqua si asciuga e normalmente non lascia traccia. Ma se riceviamo l'olio sui nostri vestiti, ci preoccupiamo, perché l'olio penetra il tessuto. E quando un sacerdote o un re erano unti dal profeta, loro erano penetrati dallo Spirito di Dio, erano penetrati da questa grazia speciale che il Signore faceva loro. Gesù è l'unto per eccellenza. Gesù è veramente il Cristo di Dio e noi dobbiamo accettare che Gesù possa penetrarci perché dall'interno possa trasformare la nostra vita, rendendoci come Lui figli di Dio. Ecco il secondo termine associato da Marco a Gesù, figlio di Dio, generato da Dio, ma soprattutto, così come lo intendevano gli ebrei e tutti gli antichi, somigliantissimo a Dio. Questo era un figlio nell'antichità, colui che assomigliava tantissimo a suo padre. Se un padre era una bravissima persona, laboriosa, attenta agli altri, capace di fare elemosine, bravo nel suo lavoro, la gente diceva appunto che era bravo. Se suo figlio fosse stato un fannullone, un perditempo, uno che non guardava in faccia le persone, avrebbero detto: questo padre ha generato questo figlio, ma non è suo figlio perché non gli assomiglia. Ecco, Gesù è somigliantissimo al Padre, tanto che lui stesso, nel Vangelo di Giovanni, a una domanda di Filippo, mostraci il Padre, ci basta, dice: Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu ancora non mi conosci? Chi vede me, vede il Padre. L'unzione di Gesù, il suo essere Cristo, fa di lui il figlio somigliantissimo al Padre. E il dono che Gesù fa a ciascuno di noi, penetrando il nostro cuore, è lo stesso, diventare somigliantissimi al Padre. Ma abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo ricordi. Nell'antichità, come abbiamo ascoltato nella prima lettura di questa domenica, fu il profeta Isaia a consolare il popolo e a ricordare che Dio non si era dimenticato di esso, che Dio stava preparando una strada perché il popolo dalla schiavitù babilonese potesse tornare alla libertà della vita a Gerusalemme, nella Palestina. Una strada che sarebbe stata diritta, una strada che sarebbe stata facile. Molti non lo vollero ascoltare, preferirono restare a Babilonia, si erano adeguati al mondo pagano, avevano accettato le regole e gli dèi del paganesimo, ma un gruppo ritorna a Gerusalemme, un gruppo accetta di seguire l'insegnamento del profeta è di percorrere quella via santa che attraversa il deserto e li riporta nella città santa di Gerusalemme. Il deserto a volte è un luogo che noi ci cerchiamo, un momento libero nella giornata, uno spazio nella casa o all'esterno in cui siamo in compagnia solo di noi stessi, casomai per leggere un po', per riflettere, per pregare o anche per fare attività sportiva. Ci piace quel deserto, lo difendiamo con le unghie e con i denti,
ma più spesso il deserto è un luogo inospitale che ci capita, nel quale siamo costretti a vivere. Un arrivo di una malattia, un problema serio dal punto di vista lavorativo, altre situazioni difficili che ci prostrano nella nostra esistenza, ci fanno sentire come in un deserto, soli, abbandonati, senza possibilità di sopravvivenza. Anche per noi arriva un angelo. Come per i deportati a Babilonia arrivò Isaia, così per noi, ce lo dice Marco nel brano che abbiamo letto, arriva il precursore, arriva Giovanni il Battista, il quale ci invita alla conversione, al cambiamento delle nostre idee, al cambiamento del nostro modo di pensare, di organizzare la vita, di come parliamo, ma soprattutto al cambiamento della nostra condotta. E siccome il Battista battezzava nella riva orientale del fiume Giordano, cioè in territorio pagano, tutta la gente che accorreva da lui sostanzialmente usciva dalla Palestina per andare in terra straniera, facendo quasi un esodo al contrario, e poi dopo il battesimo di Giovanni rientrava nella Terra Santa, nella Palestina. E Giovanni voleva quasi dire: il modo in cui state vivendo non è buono, il modo in cui conducete la vostra esistenza non è secondo la volontà di Dio, tornate indietro, battezzatevi, riattraversate il Giordano e cominciate una vita nuova, una vita da convertiti, una vita da creature nuove, una vita da figli di Dio. E Giovanni fa solo questo. Lui deve diminuire, Gesù deve crescere. Non lega le persone a sé, le porta a Gesù. Invita tutti coloro, e sono tanti, che andavano da lui ad andare verso Gesù. Lui, Gesù, era lo sposo e tutta la popolazione, anche noi oggi, siamo la sposa che dobbiamo unirci con lo sposo in un abbraccio gioioso per realizzare una bellissima storia d'amore. Questo è ciò che Marco vuole realizzare quest'anno. Questo è ciò che Marco vuole invitarci a fare in questo breve tempo di avvento, in preparazione al Santo Natale. Accogliamo l'invito che Marco ci fa attraverso le parole del Battista, convertiamo la nostra esistenza, cambiamo il nostro modo di pensare, parlare, agire, progettare la vita e spazziamo via i nostri peccati, per vivere così come siamo da figli di Dio.